Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di consigli per gli acquisti Disney. Come ogni mese, appunto, andiamo a vedere, sono diventato il mago hotel, ma andrò a leggere le novità, le anteprime che sono stampate per l'appunto su anteprima per quanto riguarda la Disney. L'editoriale di Valentina De Poi all'inizio ci dice come nel periodo tra ottobre e dicembre ci saranno le celebrazioni per il 70° anniversario di Zio Paperone, che nacque appunto nel 47, e come invece l'anno prossimo sarà praticamente interamente dedicato a Topolino che celebra 90 anni tondi. Ovviamente non sarà solo il Topolino, ma quello sarà sicuramente una parte importante del 2018. Quest'estate invece ci sarà un grande spazio per quelle che saranno le risate. Ci sarà un programma, un'operazione chiamata Estate di Risate, che vedrà coinvolti alcuni degli autori che con le risate sono, o almeno erano, più a loro agio. Stiamo parlando di Tito Faraci, Silvia Zicche, Sio, Enrico Faccini, Nicola Tosolini e Stefano Intini, tra le altre cose, con il lancio di Ridi Paperoga. C'è un reboot e un ritorno, ossia il reboot di Double Duck e il ritorno di Reginella per la penna di Bruno Enna e la matita di Giada Perissinotto. Qui vediamo per l'appunto una tavola in anteprima. Per quanto riguarda i topolini di giugno, il 7 giugno uscirà un topolino con una storia, una lunga storia a pivi di Bosco e Lucci, e inoltre l'inizio di una saga di Radice e Turconi in 5 episodi. Sono molto contento perché a me le storie a pivi piacciono molto, so che a diverse persone non stanno molto simpatiche le storie a pivi, ma a me invece lo sono molto. Poi abbiamo questa saga, Avventure on the Road, realizzata da Radice e Turconi. Ducks on the Road si chiama, verso ovest, c'è un inedito trio come protagonisti, ossia Archimede, Paperetta e Paperina. Hanno specificato nella dichiarazione stampa del Comic Con che questa saga l'hanno scritta proprio pensando al gruppo nostro, al target dei ventenni, che non pensavamo di avere, che con la nostra pagina, stavolta il noi è voluto perché non sono l'unico admin di ventenni. Abbiamo contribuito a farli scoprire di avere. Inoltre abbiamo il primo tassello di questa estate di risate, il 21 giugno, con una storia che sinceramente voglio tanto leggere. Si chiama Nonna Papera in Baking Bread. Ovviamente la parodia, cioè la parodia, una strizzata d'occhio abbastanza evidente a Breaking Bad. Poi abbiamo il ritorno delle cronache del Regno dei Due Laghi di Faraci e Silvia Zicche. Inizieranno a stampare nella Definitive Edition Double Duck. Io forse lo inizierò a comprare, vi confesso che Double Duck non mi è mai andato a genio, quindi questo potrebbe essere un modo per iniziare a farmelo piacere. Feci la stessa cosa con Fantomius, ho tutta la collezione di Fantomius nella Definitive Edition, perché le prime storie non mi erano piaciute, dunque magari rileggendola tutta poi magari avrei cambiato idea. È successo questo? No, ma semplicemente perché non ho ancora avuto modo di leggerle, quindi prima o poi le leggerò tutte e vedrò. Quindi magari inizierò ad acquistare anche Double Duck, le cui prime storie non mi piacevano. Magari poi cambierò idea. Abbiamo poi la Legendary Edition di X-Mickey che prosegue. A me X-Mickey non piace, quindi al contrario di Fantomius e Double Duck, a cui poi ho dato un'altra occasione, X-Mickey sono sicuro che non mi faccia impazzire, dunque non sto comprando le ristampe. Poi abbiamo in uscita per luglio Tesori Made in Italy 3, che mi spiace dirlo, continua a non essere per me appetibile e a deludermi un pochino. Bisogna dire che la selezione appare un po' migliore rispetto a quella del Tesori Made in Italy 2, che per me era pessima, perché praticamente presentava su 5 storie, due che erano state stampate 2 anni prima, entrambe sulla Diamond Edition di Marconi. Quindi una cosa evitabilissima. E inoltre abbiamo il mistero della voce spezzata che si trova in contemporanea sui gialli di Topolino, quindi praticamente restava ben poco. Le altre erano l'adattamento di Basil l'Investigatopo e una storia di DuckTales. In questo terzo volume, che per me non è appetibile perché ho già praticamente tutto, abbiamo Topolino e l'Enigma del Faro, scritta da Silvano Mezzavilla, che già possiedo, che però è un'ottima storia, e Miseria e Nobiltà
di Lellorena Francesco Artivani e appunto di Cavazzano. Anche questa l'ho già letta, però è veramente una delle storie, degli adattamenti più riusciti del mondo Disney. Quindi, ovviamente, per chi non ha già queste storie, il terzo numero può essere una scelta un po' migliore rispetto a quella abbastanza opinabile di Tesori Made in Italy 2. C'è poi l'anteprima di Tesori International 8 in uscita a giugno 2017. In questo volume di Tesori International il cast di Topi e Paperi recita in tante rarità cinematografiche internazionali, anche per le tante diverse provenienze degli autori coinvolti. Abbiamo l'adattamento classico di Topolino apprendista stregone di Paul Murray, abbiamo l'adattamento dei Tre Moschettieri di David Gerstein e Fabrizio Petrossi, Il principe e il povero disegnato da Asteriti e inoltre Pluto in un motivo per bisticciare, sempre disegnato da Paul Murray. Questo numero di Tesoro International sembra particolare. Il principe e il povero l'ho già letta, però per il resto direi che può essere appetibile per me. Inoltre il concept di Tesoro International, di questo numero di Tesoro International, sembra abbastanza carino, sembra abbastanza simpatico. Spero che la copertina l'abbiano realizzata in una maniera un po' più nitida rispetto a quello che ci appare qua su anteprima. E niente, non, sicuramente non è un tema esaltante, però è carino, dai, ci sta, è originale. Per luglio abbiamo come anteprima di Topo Storie Abby l'extraterrestre. Già qui io mi triggerò abbastanza perché sappiamo tutti che Etabeta non è un extraterrestre, ma è un uomo del futuro. Quindi scriverlo così in copertina, anche se c'è il riferimento IT, è veramente difficile da mandare giù. Inoltre, bruttissimo l'indice di Etabeta, lì così, che è abbastanza inquietante. Considerazioni sulla copertina a parte, ci dice solamente che ci sarà Topolino il dolcissimo Glo Glo, in cui Topolino fa la conoscenza di un parente di Etabeta, che non è una storia particolarmente memorabile, e niente, non ci dice più nient'altro. Questo volume mi sembra che prosegua sulla scia di Topostoria e di focalizzarsi su personaggi magari di secondo piano. Abbiamo avuto il volume su Paperoga, il primissimo su Amelia, adesso Indiana Pips, abbiamo avuto il volume su Archimede, adesso Etaveta. Quindi, insomma, alcuni numeri di Topostorie diciamo che seguono questa corrente di approfondire personaggi che magari non trovano grande spazio solitamente tra le pagine di Topolino. È una linea che apprezzo e vedremo poi la selezione effettivamente se sarà meritevole o no. La storia che qua citata, se dovesse essere la punta di diamante di questo numero, ecco, è un diamante un po' fasullo, perché non è che sia una grandissima storia, ecco. Poi abbiamo il Big One, che a quanto ho capito è una ristampa del Disney Big. Forse sono due big, a quanto ho capito, accorpati, perché si parla di 1000 pagine tutto fumetto. Ecco, questa sinceramente è una testata da tenere d'occhio per chi non avesse comprato i primi numeri di Disney Big. Io alcuni ce li ho, non so se esattamente questi, però comunque si tratta di 1000 pagine, un bel balenottero, 9 euro, solo di fumetti. E inoltre si tratta di storie che vale la pena prendere, cioè, si parla di autori veramente in gamba. Infatti abbiamo Topolino e Pippo Ghostbuster, Cacciatori di Fantasmi di Chierchini, che è un classico, poi Paperino e Paperoga Ghostbusters, che è molto divertente anche quella, sempre sul filone degli acchiappafantasmi. Poi abbiamo delle avventure fantascientifiche come Zio Paperone e l'asteroide minerario di Pezzine Cavazzano, che è una delle mie coppie preferite di autori, e poi Topolino e l'astronave fantasma di Martina e Asteriti. Insomma, i nomi sono veramente di peso, quindi per chi non avesse già i vecchi Big, questa è senza dubbio una iniziativa da tenere d'occhio, perché le storie contenute sono veramente ottime. In uscita in giugno, invece, abbiamo i grandi classici 18, di cui non c'è ancora disponibile la copertina. E niente, che sembra come sempre molto, molto buono per chi non possedesse quelle storie. Stiamo parlando di Paperino e l'uomo di Hula Hula, un capolavoro assoluto di Romano Scarpa, e quel drittone di Gancio, sempre di Romano Scarpa. Inoltre una chicca di Karl Barks, ossia Paperino imprenditore terriero. Anche qui, come sempre, i grandi classici si fanno onore, ecco, per chi non possedesse queste storie in particolare. Passiamo poi per luglio ai migliori anni 1976.
Abbiamo Geova Perone, la vittoria a 50 carati di Pezzina e Cavazzano, una garanzia assoluta e inoltre una storia un po' particolare ma decisamente valida di Paperinic, ossia Paperinic è il test dell'intelligenza di Antonio Bellomi, ignoto, e i disegni del grande maestro Massimo De Vita. Inoltre abbiamo una storia con il cast del Robin Hood Disney, mai più ripubblicato, ossia Saetta e lo specchio magico. Questo stranamente è un numero dei migliori anni, che era una testata che avevo abbandonato perché era collata a picco per quanto mi riguarda, che invece se, cioè, mi sento di consigliare, credo che forse lo comprerò anch'io perché non è per niente male questo numero, in uscita a luglio. Abbiamo poi fase 2, PK Giant 33, che mi sento di consigliare ovviamente solo a chi stesse seguendo la serie di PK Giant, perché è una storia chiaramente che si riallaccia molto con la continuity precedente. Paperinic 7, che presenta una storia veramente di pregio, ossia Paperinic e l'attacco di Archie X, che è molto interessante, bisogna dire. Però poi in realtà non ci sono molte altre novità interessanti riguardo questo numero di Paperinic. Abbiamo poi i Gialli di Topolino 3, continua la ristampa delle avventure gialle, delle avventure mystery di Topolino, e abbiamo delle storie che sono veramente, veramente ottime, sempre per chi non le possedesse, ossia il classico Topolino e il vortice ipnotico di Romano Scarpa, una storia da applausi. Poi abbiamo Topolino e il caso del cancellatore con i testi di Panaro e i disegni di Mastantuono. Sembra un altro ottimo numero di questa testata che veramente vi consiglio di supportare nel caso non abbiate letto le storie e vi piacciono i gialli, quelli veri, quelli belli, quelli interessanti, con protagonista Topolino. Abbiamo poi una testata particolare chiamata Disney Gag Tutto Fumetto, che presenta delle storie provenienti dal mondo dei film d'animazione Pixar. Tornano gli animali di Zootropolis, Big Hero 6 e boh, altre cose. Insomma, ovviamente ve lo consiglio se siete cioè fan della Pixar. Io non lo prenderò mai perché non sono così appassionato, però devo dire che è una testata che nasce almeno con un concept piuttosto intelligente e interessante. Insomma, chiudiamo questa carrellata di anteprime e anche il video, quindi con Megalmanacco 6 di giugno. Abbiamo le classiche storie che si trovano su Mega, ossia quelle con Osè Carioca, Osè il trampolino e Osè la misteriosa Area 13, e poi abbiamo quelle storie di Paperino in cui lavora nella fabbrica di margarina, o comunque fa un lavoro da operaio. Infatti c'è scritto Le imprevedibili vicende professionali di Paperino in versione danese. Paperino per la Egmont è operaio in una fabbrica di margarina. Sono storie che sinceramente ho letto da piccolo e non ci tengo per niente a rileggere, soprattutto spendere 4 euro per rileggerle, però nel caso uno non le avesse veramente mai lette, magari può approfondire anche quest'altro aspetto di Paperino. Inoltre poi abbiamo Topolino e il medaglione a due facce, che è una lunga avventura con protagonisti Topolino e Paperino, perché molto più spesso che da noi nel mercato estero fanno incontrare i paperi e i topi che cooperano insieme e si conoscono, cioè diciamo, sanno di essere, diciamo, colleghi. Spero che quest'altro video di consigli per gli acquisti Disney vi sia potuto essere utile e ci vediamo appunto al prossimo video, che credo sarà su Tesoro International dedicato a Ipes. Poi vedremo quando riuscirò a realizzarlo, ma arriverà perché ho già scritto tutto. Vi saluto e niente, buone letture e buoni acquisti Disney. Ciao!